Buongiorno ragazzi, benvenuti in una nuova clip. Prima clip che vi faccio, se non erro, sì, da Santiago del Cile. Allora, la capitale, faccio una premessa prima di mostrarvi questa delizia. Allora, Santiago del Cile è una capitale molto strana rispetto a tutte le altre capitali che ho visto in Centro e Sud America. Si differenzia dalle strutture, il trasporto pubblico, anche se è un po' più cara su tanti punti di vista, però bisogna dire che qui i servizi sono al top e la gente è anche molto diversa a livello proprio nel quotidiano, come si veste, come cammina, cosa fa, le abitudini. Devo dire che sotto questo punto di vista la qualità è molto, ma molto più alta rispetto agli standard che ho beccato negli altri stati del Sud America. Cosa sto facendo a Santiago del Cile? Sto facendo il turista adesso, sono reduce da una visita a un parco bellissimo e ho deciso di fermarmi a mangiare questo churrasco, cibo tipico cileno, italiano. Perché italiano? Per via del colore, vedete, verde, bianco, rosso, la palta, l'avocado, dal verde, la maionese fatta in casa, dal bianco, il pomodoro dal rosso e poi c'è questa carne che è veramente buona, sono tipo le nostre fettine che vengono messe in questo mega hamburger che non ha niente da invidiare, neanche il prezzo, a i fast food come McDonald's, Burger King, perché il prezzo di un Big Mac, ragazzi, il prezzo di un menù al McDonald's è quello che costa questo churrasco qui in Cile. Io adesso faccio una prova, anche se l'aspetto, amici miei, è veramente invitante, e poi ragazzi vado a mangiarmi questa delizia e vi saluto da Santiago del Cile. Spettacolare, mi sono sporcato, però è spettacolare, ci voleva proprio. Credo che ne mangerò altri. Sono in compagnia di un'amica che è cilena, io ho conosciuto il suo fidanzato in Australia, a Sydney esattamente, eccola qua, Steffi, anche lei a mangiare il suo churrasco, è lei che mi ha portato qua e ne vale veramente la pena, grazie. Niente. Grazie Stefano. Ci vediamo domani con un'altra clip, sempre da Santiago del Cile, magari una foto, non una clip, e poi vediamo dove mi porterà questo viaggio. Ciao amici!